andiamo a presentare un ospite alla quale teniamo particolarmente, con un libro che ha un titolo che ha il sapore di antico, ma di buono, come tutte le cose vintage, che è La Porta Lettere, la casa editrice Nord, e l'autrice, questo è il suo primo romanzo, è Francesca Giannone, che è collegata con noi. Buon pomeriggio, Francesca. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito, e davvero complimenti per questo romanzo, un esordio splendido, un libro speciale. Grazie, sì, a voi per l'invito. Davvero un libro che sta tra l'altro riscuotendo un grandissimo successo, appunto, che ha sollevato, no, la nostra curiosità. E Luisa ha molto insistito, la direttrice ha molto insistito perché riuscissimo ad averti, Francesca, per questa intervista. Quindi è a lei che lascio momentaneamente la parola, ma il libro l'ho letto anche io, e se non te le fa tutte Luisa, anche io poi ho un po' di domande da farti. Assolutamente. Come dicevo, è veramente un libro speciale perché intanto ci riporta, no, indietro nel tempo, e ricostruisce un'Italia che è quella che va dal 34 fino al 61, un periodo che è stato importante per il nostro paese, di grandi trasformazioni, di crescita, e poi ci sono delle figure estremamente interessanti, a partire proprio da questa Porta Lettere. Tra l'altro il romanzo, è vero, è un romanzo, ma prende le mosse da una storia vera, quella di questa Anna, cioè in realtà è una donna esistita realmente. Assolutamente sì, Anna Lavena era la mia bisnonna e io ho scoperto essere stata la prima portalettere donna di un paesino del sud Italia, in Salento, io presumo dell'intera Puglia, perché non ci sono altre testimonianze di postine donne all'epoca. Quindi in realtà è una donna che ha fatto qualcosa di estremamente rivoluzionario nel suo piccolo e che finora non era stata omaggiata o celebrata in nessun modo, anzi è stata piuttosto dimenticata per quasi 100 anni, fin quando appunto io non ho ritrovato il suo biglietto da visita, che è quello stampato anche sul retro della copertina, e quindi da lì, insomma, ho iniziato a fare delle ricerche su di lei e ho scoperto veramente di essere la bisnipote di una donna straordinaria. Quindi il romanzo prende spunto dalla sua storia vera, però poi ovviamente si arricchisce di finzione, perché poi racconta la storia di una famiglia, la famiglia Greco, per nel corso di 30 anni di storia italiana, come dicevi prima, dagli anni 30 agli anni 60. Due generazioni, ma Anna veniva realmente dalla Liguria? Sì, veniva dalla Liguria, lei era originaria di Pigna, e la parte vera della storia, che è poi quella che racconto, sposò il mio bisnonno, che all'epoca si trovava lì per fare il finanziere, si innamorarono, si sposarono lì a Pigna, e poi quando fu il momento di tornare al sud lei lo seguì senza pensarci due volte. E quindi arrivarono in questo piccolo paesino di 6.000 anime appena nel 34. All'epoca c'era una certa differenza tra il modo di vivere al nord e il modo di vivere, no, in Puglia, comunque nel sud, soprattutto per quanto riguarda le donne. Come si può essere sentita questa la mitica Anna, e come può essere stata percepita dai paesani, no, del marito? Lei lo spiega perfettamente nel libro, ma cerchiamo di farlo comprendere anche ai nostri ascoltatori. Sicuramente una donna con delle abitudini, con una donna estremamente emancipata per l'epoca, che si trova a dover interagire con persone che invece hanno purtroppo ancora una mentalità rispetto alla vita delle donne e ai comportamenti delle donne un pochino, qualche passo indietro, diciamo. Sì, stiamo parlando comunque di un piccolo paesino del profondo sud Italia negli anni 30, quindi una società che era comunque patriarcale, piena di pregiudizi. Lei arriva, in realtà, una donna che ha studiato. Io non so come fosse la situazione della società a Pigna in quegli anni, non so quanto patriarcato ci fosse all'epoca, immagino che fosse abbastanza presente anche al nord, però lei era una donna che, appunto, essendo colta, avendo studiato, aveva preso in qualche modo consapevolezza di se stessa, delle proprie potenzialità. Quindi io credo che si tratti più che altro di un merito attribuibile
esclusivamente a lei, non tanto probabilmente alla società nord-sud. La differenza tra nord e sud riguarda soprattutto nel modo di vivere, no? E vediamo questo scontro fra questi due sì. modi di stare al mondo completamente diversi. E c'è un pregiudizio da entrambe le parti, perché Anna arriva al sud e non solo non si riconosce nella scenografia, ma non si riconosce in tanti piccoli gesti della gente del sud che le interpreta come invadenti, come eccessivi, quando in realtà, per esempio, per la gente del sud certi modi di fare servono per dimostrare affetto o comunque calore, ospitalità, no? Il fatto di toccare, di abbracciare, no? Esatto, quello è un esempio, no? Sì, esattamente, e lei lo vive. Ma quello anche oggi un po' è così, no? Se vogliamo, cioè sono due diversi modi di sentire, no? Forse le persone del nord sono meno espansive, dicono, e magari invece quelli del sud sono sempre più espansivi. È ancora un po' così, no? Anche in Europa, nella stessa Europa, è rimasto un po' questo. Sì, probabilmente sì. C'è un certo calore, no, della gente sì. del sud, che è abituata a dimostrare proprio con tutto il corpo, ecco, e la benevolenza, l'affetto, l'ospitalità. Quindi c'è da una parte questo paese che arriva, vede arrivare questa donna che è diversa da qualsiasi altra donna che abita quella piccola società, perché è una donna appunto che cammina a testa alta, cammina al fianco del marito, mai dietro, mai accanto, una donna che appunto arriva e si mette a fare un lavoro che era stato appannaggio esclusivo degli uomini fino a quel momento. È una donna che va al bar e beve il caffè corretto con grappa. Esatto, infatti lo stavo per dire, una donna che va al bar appunto e beve il caffè corretto grappa, è una donna appunto che legge, che va in biblioteca, prende i libri, una cosa anche quella abbastanza nuova, perché era una società comunque analfabeta prevalentemente. Quindi è una creatura un po' strana, no? Ovviamente. E dalla parte di lei appunto c'è anche un pregiudizio nei confronti di questa società nella quale non riesce a integrarsi mai del tutto, quindi questi mondi in qualche modo si sfiorano, nord e sud, e come tutti i mondi che si sfiorano in qualche modo ne escono cambiati, no? Perché succede sempre così, l'incontro con l'altro in qualche modo ci cambia sempre, però non riusciranno mai a integrarsi veramente, sicuramente le segna un prima e un dopo in questo paese, dopo di lei non sarà più lo stesso, perché dopo di lei non sarà più strano o scandaloso che una donna si metta a fare la portalettera. Poi indubbiamente un'altra cosa che colpirà molto i paesani, Anna non era una donna di chiesa, era atea, poi insomma aveva anche delle idee di sinistra, quindi possiamo immaginare, no? Ma soprattutto il fatto di non frequentare la chiesa, penso in certe realtà fosse insomma quasi scandaloso. Sì, quello è un altro motivo per cui viene vista, no, come una che non appartiene a loro, no, non appartiene al paese, perché tutti vanno in chiesa, chi perché ci crede veramente, chi perché bisogna farlo, così si fa, così si faceva, e invece se ne infischia bellamente, non crede, non va in chiesa, avrà anche poi durante il corso del romanzo anche degli scontri, no, col prete, non gliele manda a dire sicuramente. Il famoso Don Luciano. Esatto, avrà uno scontro sul sagrato, insomma, che attirerà poi l'attenzione di tutti i presenti, per dire che comunque non ha poi paura Anna di esprimere quello che pensa, pagandone anche le conseguenze, perché poi in realtà sarà una donna molto sola. L'unica amicizia che avrà sarà quella di Giovanna, la pazza, l'altra outsider del paese chiamata la pazza, soltanto perché appunto aveva una difficoltà, un problema, un disagio che all'epoca non aveva un nome, la dislessia, e quindi per questo veniva emarginata, veniva ghettizzata in qualche modo, in questo caso l'area fuori dal paese. Ovviamente Giovanna è un personaggio di fantasia, non è esistita realmente. Beh, ma ci sono tante Giovanna, no? In tante storie reali dei nostri paesi, e anche delle nostre città, perché no, tutto sommato, ce ne sono veramente tante. E la cosa interessante è l'esame anche del carattere dei due fratelli, di Carlo e Antonio. Carlo, marito di Anna, la persona che la porterà al sud, e Antonio invece questo fratello che in qualche misura è un po' più simile ad Anna nel modo di sentire. Sì, assolutamente, questo è l'altro grande tema del romanzo. È un personaggio che ho amato molto.
Antonio, anch'io, sì. È uno dei miei personaggi preferiti. sì, questo è l'altro grande tema, no? Questo amore a tre, in qualche modo, che c'è tra Anne e questi due fratelli, che non potrebbero essere più diversi tra loro, appunto. Carlo è un guascone, un giocherellone, è un seduttore, no? In qualche modo invece Antonio è riflessivo, è malinconico, ha gli occhi diversi da Carlo, perché appunto sono occhi tristi in qualche modo, ed è in realtà la vera anima gemella di Anna, perché Antonio e Anna sono molto molto simili, e si, in qualche modo c'è, cioè, oltre all'amore tra Anna e Carlo, che vivono in un matrimonio felice, e quello tra i due fratelli, che sono legatissimi, è un legame veramente indistruttibile il loro, ci sarà questo rapporto molto forte tranne il cognato, che poi percorrerà tutto il romanzo, e vedremo come questo amore in qualche modo riesce a esprimersi nonostante tutto. Eppure Antonio ha una consorte che invece è molto diversa da lui, il classico prototipo forse di donna del sud ancora attaccata a molte tradizioni e forse insomma anche complice di un certo patriarcato, se vogliamo, no? Sì, Agata è un'altra grande protagonista. In realtà io durante le presentazioni scopro che è uno dei personaggi più amati, in realtà. Ma è un gran personaggio. Personalmente a me è piaciuto molto quello di Agata, di personaggio. Sì, perché suscita grande tenerezza in qualche modo. A me un po' rabbia ha suscitato, devo dire. Sì, a tratti può anche suscitare rabbia, sì. Però è comunque una donna che appunto è figlia del suo tempo e figlia di quella società, quindi sì, complice del patriarcato, assolutamente sì. Però in qualche modo Agata, che appunto sta lì, si occupa della marito, della figlia, non ha altre ambizioni, in realtà in un matrimonio infelice perché ama un uomo da cui non è riamata, in realtà è questo che poi suscita grande tenerezza da parte delle lettrici e dei lettori, vedere questa donna che non sa di avere, di poter ambire a qualcos'altro, oltre appunto al ruolo che le è stato cucito addosso da quella società, non ha gli strumenti, perché è una donna che non ha studiato, e quindi si trova costretta in questo matrimonio infelice, quindi in qualche modo si empatizza con quel tipo di infelicità, no? Però forse non li vuole neanche avere questi strumenti, no? Perché avendo a fianco un uomo come Antonio avrebbe potuto magari acquisire qualcosa, mentre è più facile che vada a solidarizzare con le donne che chiacchierano, che criticano, no? Perché in qualche misura ha più empatia con quel tipo di figure. Sì, questo è molto vero, infatti vediamo che Antonio, che si ritrova in questo matrimonio non perché sia convinto, ma semplicemente perché dopo che Carlo, il fratello, se ne va al nord, lui si sente terribilmente solo, e quindi la prima donna che vi dice ti voglio bene la chiede in sposa. Ma così, esatto, il matrimonio tra di loro. Antonio è appunto un uomo che legge tanto, così come Anna, sono gli unici in paese che appunto amano così tanto i libri, cerca in qualche modo di spronarla, soprattutto all'inizio, no? C'è una scena in cui Agata sta a letto durante la gravidanza di Lorenza, e lui le legge dei libri, e a un certo punto sbuffa e dice ma che me ne frega di sapere di gente, no, che non è mai esistita, raccontami piuttosto cosa succede in paese in questi giorni, cosa mi sto perdendo ora, adesso che sono a letto e non posso muovermi, e insomma in qualche modo c'è anche questo tipo di incomunicabilità, no? Perché lei è vero, alza un muro e rifiuta anche, no, di poter acquisire quegli strumenti, e quindi poi rimarrà nel suo fino alla fine. E Carlo non è poi così, come dire, angelico fino in fondo, no? Perché effettivamente quando inizia a capire che forse ci sono delle incomprensioni, anche delle differenze con Anna, spunta fuori una sua vecchia fiamma che aveva abbandonato in passato, questa Carmela. Sì. Allora, Carlo diciamo che è un personaggio positivo in qualche modo, nel senso che comunque è un uomo che ama la propria donna, che
nonostante tutto, vabbè, è comunque un figlio del sud, quindi magari fa fatica ad accettare certe scelte. Sì, diciamo che è un figlio del sud. Esatto, quando lei annuncia di voler partecipare al concorso, Carlo le dà contro, Antonio è l'unico che le augura buona fortuna, sì, e che la sostiene in questo, no? Quindi comunque si lascia un po' avvinghiare Carlo da questa mentalità del sud, soprattutto quando poi ci ritorna e si ritrova proprio come un pesce nell'acqua in qualche modo. E lo diciamo all'inizio, Carlo è un seduttore, un guascone, e quindi sì, ah, c'è questo personaggio, Carmela, questa donna che lui molla. Che donna è Carmela? Particolare anche lei. Eh? Beh, Carmela è un personaggio che può risultare irritante, perché a differenza di Agatha, soffre dello stesso male lei, Agatha, cioè amano uomini da cui non sono riamate. E hanno sofferto per amore, soltanto che è più cinica Carmela, no? È calcolatrice, sì, cinica. Esatto, Carmela ha trasformato questa sofferenza in cattiveria, perché la sofferenza a volte invece può essere fonte di crescita e di miglioramento, no? Se la si sa usare bene, diceva Jung, bisogna non sprecare la sofferenza, perché può portare a un cambiamento, a qualcosa di positivo. Nel caso di Carmela assolutamente no, perché lei si incattivisce tantissimo e quindi sa essere veramente tanto meschina, non soltanto con Carlo, a cui tirerà insomma un brutto tiro, ma nei confronti del figlio anche, Daniele, il quale è veramente sgradevole. Sì, decisamente. E il marito Nicola, veramente tanto pure, poverino, sì. È una sì, vittima. In quel caso comunque si tratta di violenza domestica, però al contrario, diciamo così, siamo abituati a parlare di violenza domestica degli uomini contro le donne. Nel caso di Carmela e Nicola è lei che violenta nei confronti della donna. E tra l'altro, senza voler spoilerare, ma fino in fondo non si capisce la figura di Nicola, se insomma fino a che punto sapesse certe cose o meno, no? Fino in fondo non si capisce, no, bene. Non lo sapeva. Ma in realtà lui non lo sa, non lo so, certo, poi per me non lo sapeva. Sono quei personaggi, no? Poi che è chiaro, cioè io non volevo spoilerare. Vabbè, poi uno non può, no, ma in realtà non abbiamo detto, non abbiamo spoilerato, ecco. No, infatti, è una cosa che non sa, appunto. E i figli sono così diversi, no? C'è Roberto, c'è Daniele, c'è Lorenza. Sì, loro rappresentano poi la seconda generazione, sì. Noi li vediamo ventenni nella seconda e terza parte del romanzo, all'inizio invece li troviamo che sono ancora dei bambini, quindi comunque li seguiamo. Non si parla tanto spesso della seconda generazione nelle interviste, durante le presentazioni, per non spoilerare troppo, però lì c'è tutta un'altra storia, no? Quella che riguarderà Lorenzo, Daniele e Roberto, il figlio di, sì, di Anna e Carlo. È un peccato che non se ne parli, però purtroppo non si rischia di svelare troppo. Sì. Sono comunque personalità, per un motivo o per un altro, anche complesse, no? Per esempio Lorenza, che fatica anche ad accettare una maternità e un rapporto che magari voleva e non voleva, Roberto che magari forse ancora non ha le idee chiare, si trova responsabilizzato troppo presto, e Daniele con una marea di problemi sicuramente. Sì, Lorenzo è una bambina ferita, nel senso che è una bambina che a un certo punto ha visto lo sguardo del padre rivolgersi completamente altrove, certo. Lo sguardo che fino all'arrivo di Anna era posato comunque su di lei, e da quel momento in poi il padre smette completamente di guardarla, e quindi Lorenzo andrà a cercare questo sguardo del padre in ogni uomo che le dimostra un minimo di interesse, no? Al giorno d'oggi, con gli strumenti che abbiamo, la potremmo definire una dipendenza affettiva, ecco, una dipendenza affettiva sicuramente, Lorenza. Roberto in realtà è un ragazzo felice in qualche modo, no? Perché comunque è stato cresciuto con amore da Anna, da Carlo, in un clima familiare comunque sereno, e con una madre che l'ha spronato continuamente a studiare, insomma, è proprio il figlio di Anna, no? Lui. Anche se poi ha detto, lei lo dice a un certo punto, dice proprio come me, insomma, Anna lo dice. Si dice proprio figlio mio, sì. Esatto, e dice proprio figlio mio. E Daniele, questo personaggio, insomma, che è figlio di Carmela e di un altro personaggio che non diciamo, è in realtà un personaggio molto molto amato, perché poi è veramente è il personaggio più positivo di tutti, proprio. Alla fine sì. Sì, è quello che compie la scelta, diciamo, più nobile,
alla fine, per quella che poi salva un po' tutti, no? Sempre in nome di quel sangue che vince sempre, no? Dice Don Ciccio, il papà di Carmela, a un certo punto dice il sangue vince sempre, e questo è il terzo tema del romanzo, che per salvaguardare i rapporti familiari, per tutelare chi amiamo, tante volte magari siamo costretti a omettere delle cose o a custodire dei segreti, a non svelarne altre, proprio come una forma di tutela, no? Nel romanzo c'è proprio una sottotrama di segreti che non verranno mai rivelati. Alcuni e proprio a proposito di questo, no? Che ruolo hanno l'ipocrisia e la menzogna nel romanzo? Appunto, come dicevo, quella che appunto può sembrare ipocrisia in realtà è proprio un bisogno di tenere in piedi la struttura familiare, no? Tenere in piedi i rapporti, che altrimenti se certe cose venissero fuori crollerebbero totalmente. Quindi in qualche modo qui l'omissione, il segreto più che la bugia è funzionale all'amore. È un'omissione, però è pur sempre una menzogna, no? Per come la vedo io, nel senso in cui sono molto... Sì, quello assolutamente, però in poi si dice fatta fin di bene, no? Si pensa fatta fin di bene. Ecco, sì, invece l'ipocrisia, io mi riferivo ai sacerdoti, che devo dire ce ne sono due figure, una peggio dell'altra, insomma. Sì, diciamo che non ne vengono fuori molto, vero, non molto ne escono bene. Benissimo, sia Don Giulio che Don Luciano, insomma, non sono due figure che... Don Giulio sicuramente ne esce peggio. Sì. Beh, decisamente, sì. In fondo proprio. Sì, direi di sì. Tremenda la figura di Don Giulio, veramente. Abbiamo pure detto che Anna è una donna straordinaria, una donna combattiva, si impegna nel momento in cui è necessario raccogliere anche firme, quando c'è il discorso legato, no, al voto alle donne, e poi vedremo che si impegnerà anche in favore delle donne. Comunque è una donna che è sempre disponibile a dare molto agli altri. Questo sì, ed è ispirato alla storia vera poi della mia bisnonna. Lei nella realtà aiutava delle donne in difficoltà in paese, o donne che erano rimaste magari vedove dopo la guerra e quindi non avevano più sostentamento, donne che non avevano potuto studiare, o delle donne vittime di abusi. Lei le aiutava nel suo privato. Io nella finzione narrativa ho creato invece un contenitore, ecco, questa famosa casa per le donne, sì, che lei fonda in paese per aiutare le donne in difficoltà, però appunto è ispirato a un fatto reale, così come a tutta la raccolta di firme, cioè in questa scena in cui le prende la sedia da casa, prende il tavolino da casa, si piazza al centro della piazza e si mette a raccogliere le firme per il voto e alle donne. Alludi, Ma esatto, invece questa cosa, questo escamotage dei francobolli... In realtà avevo letto un articolo tempo fa di questi due amanti che negli anni 40 usavano comunicare attraverso, insomma, questo espediente qui di scrivere la lettera sulla cartolina e poi coprirla con i francobolli. È una cosa incredibile. È una cosa realmente esistita, non l'ha fatta Anna, però insomma mi sono ispirata a questa notizia di cronaca, in realtà, che ho trovato meravigliosa. Infatti, un espediente veramente particolare, diciamo, voglio dire. Sì, poi c'era la corredo dell'articolo, proprio questa, una di queste cartoline in cui veramente la lettera era scritta in caratteri minuscoli. Anche perché per quanto si possa coprire con francobolli una cartolina, voglio dire, no? Cioè. Sì, si vedevano proprio questi francobolli strappati, insomma, l'ho trovato veramente meraviglioso, bello, quindi l'ho usato, infatti, nel romanzo. Infatti bellissimo. Sì. E poi c'è un personaggio che permea tutto il libro, che è quello della regione, la Puglia, con i suoi profumi, con le sue tradizioni, con il cibo, con tutto ciò che è la natura, olio, vino, no? Cioè la Puglia è veramente più che presente.
Sì, questo lo scopriamo fin dall'inizio, perché già nel prologo Carlo torna e ovviamente ritrova i profumi, no? della sua terra, sì. Quelli di origano, vino rosso, terra bagnata, no? E quindi già entriamo in quel mood, iniziamo a sentire questi profumi del territorio. E poi ovviamente sì, cioè il paese in qualche modo è l'altro grande protagonista del romanzo, non fa soltanto da sfondo, perché poi si anima e quindi noi vedremo tantissimi personaggi, perché alla fine è un romanzo corale, vedremo quindi dal barista al fruttivendolo al lustrascarpe. Che bello anche per quello, a me è piaciuto proprio tanto, tanto anche per questo. Sono contenta, mi fa piacere. Poi l'ufficio postale, anche lì quello sarà il set di tante il direttore, Carmine, tutte le telegrafiste che chiamavano sì. Le signorine perché erano nubili, no? O volgarmente, come si diceva all'epoca, zitelle. Le chiamavano così all'epoca, no? Purtroppo sì. Esatto, quindi divenne anche l'ufficio postale, insomma c'è tutto poi un mondo, no? di personaggi che poi va a comporre questa realtà, che assolutamente sì, è un personaggio a sé in qualche modo. Sì, poi ci sono anche i personaggi da cui Anna si recava, a cui doveva leggere lettere o che restituivano cartoline. Sì, esatto, ma noi grazie a lei entriamo nelle case di queste persone, sì. Spirciamo un po', no, attraverso il buco della serratura, tante volte poi ci vediamo insieme a lei quando appunto deve leggere le lettere agli analfabeti o deve scriverle facendosele dettare, quindi in qualche modo sì, cioè lei è quella che poi fa da collante sociale, perché è quella che paradossalmente, pur essendo la forestiera, entra nelle case di tutti ed è l'unica a farlo. Infatti è proprio così, perché alla fine è quella che forse è più vicina alla maggior parte dei paesani, proprio per forza di cose, anche per il mestiere che svolge. E poi il bello è che ci sono anche, no, delle invenzioni che vengono a far parte di questo libro, come ad esempio i primi telefoni nelle case. Sì, ecco… La storia che è presente in questo libro, perché è comunque un romanzo storico, però resta in qualche modo sullo sfondo. Il passare del tempo lo vediamo attraverso proprio questo, no? Cioè la comparsa del primo telefono, oppure il Giro d'Italia, il festival, la prima edizione del Festival di Sanremo, in qualche modo, no? Ci serve da busta, cioè un attimo per orientarci, per capire dove siamo, dove i personaggi sono, che aria stanno respirando. Ho preferito usare questo espediente piuttosto che stare lì a raccontare la seconda guerra mondiale o il periodo del fascismo, perché non era quello che mi interessava, non volevo fare un libro sulla seconda guerra mondiale, sarebbe diventato quello, no? Se mi fossi soffermata sulla storia con l'S maiuscola, invece l'ho lasciata sullo sfondo e ho messo in risalto sì, il cambio proprio anche della tipologia della vita, delle abitudini, no? Come muta la vita degli italiani, è molto molto d'impatto. Sì, ho preferito lasciar parlare le piccole storie, le storie dei personaggi che però in qualche modo ci restituiscono poi il clima storico dell'epoca, no? Intravediamo la storia con l'S maiuscola attraverso le piccole storie. Sì, sì, infatti è veramente molto, molto efficace, trovo. Chiara? Io intanto ti devo chiedere delle cose un po' che esulano dalla storia, poi magari ritorno un attimo anche io sulla storia. Intanto se ci puoi descrivere la copertina, io so che tu sei anche un artista, una pittrice, però la copertina non è tua. No, c'è sempre una donna però come soggetto, sono soggetti che so che ti piacciono. Sì, questa io dipingo soltanto donne effettivamente, sì, mai dipinto altro. In realtà per trovare questa copertina ci abbiamo messo un po' di settimane. Quando finalmente è spuntata fuori questa immagine ha convinto subito tutti, sia me sia la casa editrice, perché questo sguardo di questa donna è lo stesso di Anna, è uno sguardo dolce e fiero allo stesso tempo, è una donna che ti guarda dietro negli occhi senza sfidarti, ma semplicemente sostenendo lo sguardo. Ed è l'opera di un pittore nord europeo, però ecco, in tanti quando poi mi vedono durante la presentazione mi chiedono: ma è lei Anna, era lei la tua bisnonna? In qualche modo hanno identificato, no, il personaggio di Anna con l'immagine di copertina, però effettivamente è lei, sembra lei.
E poi dicevi che appunto nella parte nel retro, a parte C'è il una, biglietto da visita. c'è il biglietto da visita che è anche protagonista all'interno della storia, perché anche questa cosa aveva sorpreso Sì. un po'. Sì, come dicevo all'inizio, è una storia nella storia il modo in cui questo romanzo poi è nato, no? Io in qualche modo ho mantenuto questa promessa ad Anna che non voleva essere dimenticata, lo dico anche nei ringraziamenti. Dopo quasi, insomma, 100 anni, questo biglietto poi ce ne sono soltanto 2 esemplari al mondo, uno ce l'ho io, uno l'ho dato alla mia editor in casa editrice, e li custodiamo abbastanza gelosamente. Anche questa è una cosa rivoluzionaria, no? Farsi fare i biglietti da visita negli anni 30. In realtà non c'è il numero di telefono, non c'è un indirizzo, non c'è nulla, no? C'è soltanto il nome e la professione, anche questa cosa, no? Dall'idea di che donna fosse. Una donna che si è fatta cucire anche i pantaloni, e insomma, veramente tante piccole cose, come dicevamo prima, ma significative per l'epoca. Un'anticipatrice dei tempi, sicuramente. Sì, è stata la prima in paese a indossare i pantaloni, e questo è un fatto, anche questo è un fatto assolutamente vero. Ah, questo è confermato, insomma, non fa Sì, parte sì, 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 sì. È stata la del prima in romanzo. paese. Ecco, vedi. Ed era anche questo, no? Che evidentemente attirava. Però c'è un momento in cui, nonostante Anna ne esca decisamente vincitrice, in cui Carmela le dà una lezione che non è niente male. Quando le dice appunto che lei è forestiera e che sarà sempre forestiera perché certe cose non si fanno per soldi. Ecco, esatto, quando parlavo del pregiudizio da ambo le parti all'inizio, no? In quella scena particolare, di cui non svegliamo troppo, perché non possiamo, perché in realtà Carmela sì, la fa sentire veramente la forestiera, ma nel vero senso della parola, perché una cosa perché al sud ancora oggi è così, no? È così, è naturale. Si faccia, no? Non far pagare qualcuno quando sta male, no? Presso le piccole botteghe, si sa che qualcuno è in difficoltà, magari non lo fai pagare, gli offri qualcosa al bar, insomma, funziona così da queste parti. Ed è una cosa che Anna comunque non comprende. Quindi sì, lì le dà una bella lezione, è Beh, vero. lì sì, le riesce a dare una bella lezione, però forse la lezione che questo libro dà un po' a tutti, come dicevi tu, è quella capacità di non dover a volte dire la verità se si vuole veramente bene a qualcuno, no? Sì, questo è veramente poi quello che ti rimane alla fine, secondo me, no? Questi segreti, queste missioni che portano con sé anche tanti rimpianti, in qualche modo, di cose che sarebbero potute essere e non sono state, di cose che sarebbero potute andare diversamente se solo si fosse detta la verità, no? Penso che succeda un po' così anche nella vita di tutti. Certo. Rimane un Dicevo grande punto interrogativo questo, senza risposta. con Luisa commentavamo prima di fare appunto a te l'intervista e dicevo che a me ci sono delle parti che hanno commosso e, mentre lei dice no, io devo dire la verità, non ho avuto questa. No, io, cioè, ti ho detto, alcune parti mi hanno quasi fatta piangere, a me hanno fatto pensare, no? Ma A me no, invece proprio le parti che si legano a questo discorso che ho sentito forte nel romanzo, cioè quando a volte ci sono delle situazioni non risolte tra delle persone, ci sono degli affetti che non possono essere espressi, quanta gente ha sofferto e anche la figura stessa che dicevo prima di Agatha, no? E a me ha creato empatia per questo motivo, quante donne hanno comunque deciso di rimanere accanto a un uomo sapendo che non le voleva, non tanto anche per pigrizia probabilmente o per ignoranza, per carità, per mancanza di volontà di emanciparsi, ma forse anche semplicemente perché gli era stato insegnato così. E quindi a me ha molto commosso questo spaccato dell'Italia che c'è stata e che in parte c'è ancora. sì, è vero, anche secondo me in parte c'è ancora, soprattutto in certe situazioni poi familiari, no? Quante Agata ci sono ancora adesso? Secondo me tante. Tante, tante ce ne Troppe, stanno. sì. Ah. Quindi questo è un Però a me libro che non parla. suscita, sì, però a me non suscita, cioè nel senso, quelli erano tempi, no, diversi e uno ci può riflettere, però quelle di oggi non riesco a provare,
dispiacere quando non scelgono, perché a volte non scelgono neanche tanto per pigrizia, ancora per un certo tipo di mentalità, ancora c'è. Sì, c'è proprio ancora tanta mentalità in alcuni paesi, soprattutto nelle realtà piccole, purtroppo sopravvivono alcuni modi di pensare. E lei un po' di rabbia la provo io oggi come oggi, perché gli strumenti ci sono, e non volerli magari utilizzare, o pensare che comunque sia in grado di... È un po' come quello che dice lascerà la moglie perché prima o poi, no, cioè, oppure la donna che dice è colpa dell'altra donna, non dell'uomo, insomma questi modi di pensare che è un po' così. Beh, che come dicevamo all'inizio sono figli del patriarcato, no? Sì. Anche le donne spesso sono vittime del patriarcato, bisogna che magari prendano consapevolezza anche di certe parole che vengono usate. A volte usate, le donne sono le peggiori nemiche delle altre donne, che questo è un altro aspetto che purtroppo non va neanche sottovalutato, no? Oggi ancora è così. Anche se devo dire che per esempio nel libro ci sono tanti rapporti, si parla veramente di molti rapporti anche tra donne che invece sono particolarmente solidari, la stessa Agata nei confronti di Anna. Nell'accoglierla. No, questo senz'altro, però considera che in realtà ancora oggi, no, tante cose avvengono proprio per quello, se si guarda dalla politica a dentro casa, insomma ancora c'è molto lavoro da fare. Sì, questo sì. Ci sono un po' le premesse per un sequel, ci sarà? Questa è la domanda, Francesca. No, non ci sarà. Peccato. No, io volevo che fosse una storia comunque conclusiva. Uh-huh. È vero, lo spiraglio c'è alla fine perché rimane il punto di domanda, no? Sulla seconda generazione. Sì, ma che è successo? Che è successo? Non dico altro. Beh, no, rimane un po' irrisolta, diciamo, la storia irrisolta. Ognuno poi, alla fine, io penso, quando legge una storia se la immagina a modo suo, però forse quella che mi ha lasciato più la bocca così asciutta è la storia della figlia d'Antonio, ecco, quella che vorrei capire, avrei voluto capire da te che l'hai concepita come effettivamente... La storia di, non ho capito. Della figlia di Antonio. Di Lorenzo. Lorenzo, infatti il punto interrogativo è soprattutto su di lei. Che fine poi fa Lorenza? Io, a me piace che ogni lettore si faccia la propria idea su che cosa stia facendo. Beh, io me ne sono fatta una che non dico. Dopo me la dici a me, allora, così la commentiamo. Va bene, no, perché in effetti era... giustamente come personaggio forse quella era l'unica sua via d'uscita, però mi va a cozzare con l'altro personaggio che a lei collegato, quindi non riesco a capire effettivamente quello. C'è un dettaglio nell'epilogo che fa capire, appunto. Allora me lo devo andare a rileggere per quello che dice l'ho abbastanza chiaro. Allora me lo devo leggere, ecco, meglio. C'è un dettaglio che fa capire precisamente cosa stia facendo Lorenza lì dove è andata. Ok, perfetto, meglio. Allora così ma invece io ho una curiosità, sono stati opzionati i diritti per la realizzazione, che so io, di una fiction piuttosto che di un... Sì, sono stati opzionati i diritti cinematografici e verrà realizzata una serie TV. Ma che meraviglia! E se non vedo l'ora. È una gran bella vita. Infatti, e se lei dovesse immaginare un'attrice come personaggio, no? Che interpreta Anna, ha in mente qualcuno? Che vorrebbe? Assolutamente sì, io ho pensato subito a Kasia Smutniak. Kasia Smutniak. Perché secondo me ha l'intensità giusta per interpretare Anna e anche lo sguardo. Sguardo è dolce e fiero, così come quello della copertina e così come quello di Anna. E invece credo Agata che potrebbe fare? Agata non ne ha proprio idea. Non mi sono proprio posta la domanda. Ma i personaggi maschili forse. E Antonio? Antonio, ci vedrei bene Vinicio Maschioni? Anche lì per una questione di sguardo, lo sguardo malinconico di Antonio. Invece nei panni di Carlo ci vedrei bene Luca Marinelli.
Beh, no, non mi puoi mettere Luca Marinelli nei panni di Carlo, scusa, Francesca, no, me la devi mettere nei Cosa? panni di Luca Marinelli nei panni di Antonio, me lo devi mettere, non posso pensare a Luca Marinelli nei panni di Lo Carlo. vedi meglio nei panni di Antonio? Sì. Sì, Può dai. essere, può essere. C'ha quella faccia da poeta maledetto, dai, un po'. Può No, essere vabbè, io anche molto sono. divertente, perché alla fine ma quel figliolino, un po' alla Carlo, quindi chissà, chissà. Vedremo, lo scopriremo. Intanto io voglio dire che esiste già una versione audio, tra l'altro molto bella, e questo è importante perché insomma c'è una parte del nostro pubblico che appunto per un discorso di disabilità visiva preferisce ascoltare piuttosto che leggere magari con la lettura assistita. E non solo, c'è cioè anche una parte di pubblico come me, magari che per questioni di tempo, come è stato questo il mio caso, può ascoltare il libro invece che leggerlo. Ed è fatto molto bene. Tu l'hai sentita la versione, Francesca, Sì, audio? l'audiolibro è uscito l'8 marzo, è stata, insomma, sono molto felice perché è una data veramente simbolica per quanto riguarda i diritti, no? E quindi sono contenta che sia uscita in quella data. Sì, io ho iniziato ad ascoltarlo, non l'ho ancora finito tutto, però insomma, Ti è quando ho piaciuto? tempo lo metto in cuffia. Sì, è letto da Sonia Barbadoro, che è comunque un'attrice teatrale molto brava, e quindi sono soddisfatta assolutamente del risultato. E questo è, no, questa era importante, era una comunicazione che volevamo comunque dare. Devo dire, a me è piaciuta molto anche la realizzazione appunto audio. Altre presentazioni in questi mesi che possiamo segnalare a chi ci ascolta? Ah sì, tantissime, da qui a settembre sono il calendario pieno, le prossime saranno proprio immediate, lunedì sono a Vercelli, Torino Vercelli, il giorno dopo sarò a Gallarate. Perfetto. E Quindi faccio allora? questo mini tour, insomma, Piemonte, Lombardia e poi aprile, maggio usciranno altre date, il calendario è in aggiornamento continuo, Sul Nord perfetto. Editore si può consultare? Sul sito della casa editrice oppure sulle tue pagine personali? Non so, No, di in social? genere lo pubblico anch'io, insomma, sulle mie pagine personali, appena ho delle date poi certe le pubblico. Perfetto, bene, Ecco. così chi ci ascolta lo può andare ad aggiornarsi di volta in volta. Io ti ringrazio veramente Davvero, moltissimo. grazie, complimenti, è Grazie a voi, bellissimo questo grazie a libro. voi. È stata una gran bella chiacchierata, mi ha fatto piacere. Grazie, grazie mille a Francesca Giannone per essere stata con noi, grazie. Grazie, Grazie, buon grazie. lavoro. Ricordiamo, Luisa, il libro, quindi La Porta La Porta Lettere. Lettere, Nord Editore, e mi raccomando, leggetelo, è disponibile veramente in tutti i formati e merita di essere letto, è un libro che è qualcosa davvero di unico.